Siamo in compagnia di Ludovico Girardello, il protagonista del Il ragazzo invisibile. Ecco, tu arrivi da questa tua piccola esperienza di teatro, anche se 3 anni sono già tanti, soprattutto questo corso teatrale. Ecco, come ti sei trovato invece a recitare nel campo del cinema? Beh, è una cosa totalmente diversa perché, il teatro ripeti quante volte vuoi, però sul palco devi farla una volta sola e quella volta devi farla giusta. Perfetto. E invece nel cinema puoi ripeterla 150 volte, ovviamente uno dopo si rompe anche un po', però puoi farla quante volte vuoi, ovviamente poi ci sono i tempi, cioè un budget, tutte quelle cose. Ecco, tu cosa trovi più bello, il cinema o il teatro da quel punto di vista? Il mio maestro mi ha sempre detto che dopo ogni attore, ovviamente ogni attore passa dal teatro, regista, mi ha detto che dopo il terzo, secondo, quarto film, insomma, dice sempre che il teatro è meglio. Il teatro è meglio, diventa faticoso. È più stressante. Anche perché la stessa scena devono avere più visualizzazioni di ripresa. Ecco, cosa c'è tra Ludovico e Michele in comune? A parte l'età, magari cosa del bullismo qualche anno fa. Ti è successo? Sì. Se no, in realtà non mi ci sento proprio simile dell'aspetto delle sue, quello che accade. Caratteriale. Esatto. Però a parte questo non credo di essere molto diverso. Infatti questo mi è piaciuto perché fai qualcosa di diverso. Infatti, sì, perché hai la possibilità recitando di non essere te stesso ma entrare nel panni di un'altra persona. Secondo te, tra gli adolescenti ci sono tanti ragazzi invisibili? Beh, credo di sì, soprattutto in Italia, perché sì, è un po' un momento di casino, comunque infatti come vediamo il gruppo dei Carrion è venuto fuori così. Magari da una passione uno dice sì proviamo e poi comincia un cammino che porterà magari al successo. Ce lo auguriamo. Ecco, tu adesso dopo 3 mesi di riprese sei tornato a scuola, com'è stato questo tuo rientro? Come ti hanno accolto i compagni? Io quest'anno ho cambiato scuola, però ho conosciuto comunque altra gente e sono rimasto in contatto con tutti, quindi anche quelli, i miei compagni di teatro, anche loro sono venuti a Trieste prima proiezione al pubblico, quindi hanno detto che è bello, a parte il fatto che non è che però bisogna fare anche quello, la maggior parte dei miei amici hanno detto che alcuni che non sono venuti hanno detto che non vedo l'ora di vederlo, immagino. Non solo, lo vanno a vedere anche perché sono miei amici, però proprio perché hanno visto il trailer hanno voglia di sapere. È un bel film. Esatto. Io veramente in bocca al lupo per il tuo futuro, sei partito veramente bene, quindi sicuramente ti vedremo in altri film. Spero di sì. Ti ringrazio, grazie Ludovico.